Ciao, sono Michele e sono la voce del Prato. Ciao, sono Paolo, l'ascolto del Prato. Questo è il podcast Just Be Bottos e con ogni episodio scopriremo insieme qualcosa di importante sul nostro amato tappeto erboso. Mentre Michele ti aiuterà a dar vita ad un prato più sano e più bello attraverso spunti e condivisioni agronomiche e le varie indicazioni di prodotto, come da sempre fa la Bottos, al fine di questa puntata potrai invece ascoltare i miei suggerimenti e le mie riflessioni che voglio fare con te per aiutarti e supportarti nel vivere al meglio sia le sfide quotidiane che vivi a livello professionale sia quelle personali, perché la vita è come un prato, vogliamo che sia verde e rigogliosa. La festuca arundinacea, una soluzione per ridurre i costi di manutenzione del prato. Al giorno d'oggi, ogni tappeto erboso, sia sotto il punto di vista estetico-ornamentale, sia tecnico-prestazionale, non può prescindere dall'aspetto manutentivo. La gestione agronomica è una componente fondamentale che, insieme ad altri parametri, determina la salute e la qualità dei prati. Tutto questo per il normale manutentore si traduce in costi, più o meno importanti, che ognuno deve affrontare per raggiungere un livello adeguato estetico o prestazionale, o meglio tutti e due assieme. Per raggiungere siffatti obiettivi, ogni operatore del verde, anche il privato, è costretto a costruire e pianificare dei programmi biotecnici intensivi, anche molto onerosi. Questo è il motivo per cui la domanda di tappeti erbosi a base di festuca arundinacea è cresciuta negli ultimi 15 anni a tal punto da rappresentare oltre l'80% del mercato. La cosiddetta Tall Fescue, nel corso dell'evoluzione e selezione varietale, è stata molto migliorata per soddisfare i tappeti erbosi a basse pretese, cioè che crescono poco, si ammalano di rado e soprattutto richiedono minori volumi di adacquamento. Se poi si aggiungono caratteristiche di forte calpestabilità e di migliorato aspetto estetico, allora il gioco è fatto. Conoscere bene i costituenti varietali delle miscele, sceglierli secondo i parametri richiesti dal mercato, selezionarli in base ai lotti di produzione, purezza e alta germinabilità, è una delle mission Bottos. Si devono creare delle vere e proprie partnership con le aziende di ricerca, di selezione e di produzione per arrivare ad ottenere i materiali necessari. Si lavora su tre piani diversi, ma tutti di grande importanza, per poter fornire la giusta risposta contenuta in ogni chicco di seme racchiuso in un sacchetto. E tutto questo perché ogni piantina seminata non sia più un'aspettativa di risultato in balia di troppe problematiche, ma sia invece una risposta certa, duratura e soddisfacente. Sia cioè quello che l'utilizzatore desidera. Un prato bello, sano, robusto, economico. Bottos propone sul mercato differenti prodotti a base di festuca arundinacea, secondo diverse miscelazioni. Ecco una breve carrellata. Royal Blue Plus è un miscuglio verde scuro a tessitura medio-fine ideale per le zone a clima caldo continentale e mediterraneo. Miscela di selezione americana di ultimissima generazione, con sviluppati caratteri di resistenza alla siccità e alla salinità agli estremi termici che sono caldo e freddo, alle principali patologie, al calpestio e anche all'ombra parziale, con risultati brillanti fino al 50% in meno di luce diretta. La concia a secco con PGPR permette a Royal Blue Plus di germinare in maniera perfetta e di sviluppare in breve tempo piante sane, forti, belle e vigorose, nel rispetto delle direttive europee della eliminazione di prodotti di sintesi per la difesa. Royal Blue è un altro miscuglio evoluto, basato su festuca arundinacea di germoplasma americano. Ha colorazione molto scura e resistente ai più svariati stress biotici e abiotici. Le selezioni varietali inserite si adattano senza problemi sia ai climi torridi e siccitosi del sud Italia sia alle condizioni più fresche del nord. La consociazione tra le varietà di Poa pratensis e festuca arundinacea rende questa miscela perfetta in ogni periodo dell'anno. Royal Sea, miscela di varietà da tappeto erboso studiata per impieghi in aree costiere mediterranee contraddistinte da forte siccità ed elevata salinità, a base di festuca arundinacea, l'olium perenne e bermuda grass selezionata, di provenienza americana e colorazione verde scuro. Royal Park, miscela di varietà da tappeto erboso studiata appositamente per inerbimenti di superfici estensive anche in climi mediterranei, dove si richiede una rapida chiusura per scopi tecnici e funzionali, a base di festuca arundinacea e l'olium perenne, provenienza americana
e colore verde scuro. Maciste è ideale per la costituzione di un tappeto erboso ornamentale di alta qualità estetica, di eccezionale resistenza al calpestio e alla siccità. Risulta particolarmente adatto per le aree mediterranee della nostra penisola. Maciste è fortemente indicato per costruire tappeti erbosi di pregio in situazioni di scarsa disponibilità idrica. La sua colorazione verde brillante lo rende perfetto per l'impiego su nuovi prati o giardini costituiti da materiale a germoplasma europeo. Forte Prato è una miscela di sementi da prato ornamentale per facili insediamenti a colorazione chiara e tessitura medio grossolana. Anch'esso risulta decisamente resistente a malattie e siccità estiva, con conseguenza bassa gestione manutentiva. Ciao, sono Paolo, l'ascolto del Prato. E ascoltando il Prato parliamo di festuca arundinacea. Ma io sapete che non parlo dal punto di vista agronomico, tecnico o di prodotti specifici, ma parlo dal punto di vista delle metafore dei comportamenti. E quindi nel momento in cui ho basse pretese, come la festuca, questo lo devo andare a pesare, questo basse pretese. È un basse pretese che deriva dalla capacità di accontentarmi, cioè essere contento di ciò che ho e che ho realizzato. Quindi l'accontentarsi non certo in senso passivo, quindi svalutante, quindi è un ripiego, ma accontentarsi, essere contenti, provare stato di benessere per aver conquistato delle cose nella vita, per aver realizzato delle cose nella vita, per aver comprato determinate cose nella vita, per aver raggiunto determinate cose nella vita. Sono contento, mi accontento, quindi sono contento con me di quello che ho fatto. Quando invece mi accontento, accontentati, ecco, con questo tono, questo volume che portano l'individuo a raccontarsi uno stato di avvilimento, quindi tendo a subire piuttosto che ad agire. In questo caso vuol dire che è molto probabile che io abbia necessità di lavorare di più sulla mia autostima e su una maggior definizione degli obiettivi, che devono essere raggiungibili, perché se un obiettivo non è raggiungibile non è un obiettivo. O è costruito male, o è solo un buon proposito. E noi ne facciamo tanti di buoni propositi perché costano poco, ci fanno pensare dei bravi bambini, ma quanti ne trasformiamo in obiettivi veri di questi buoni propositi? E allora l'aspettativa diventa importante. Per cui la pretesa va alzata, l'aspettativa va alzata, l'asticella va alzata, perché senza un impegno eccezionale non si è avuto nessun risultato eccezionale. Questa è la storia che ce lo dice. Dall'altra ti dico, fa attenzione alle aspettative, perché se le sbagli, facendole di un'intensità superiore e maggiore a quella che puoi realizzare, rischi l'effetto boomerang della delusione, che è un coinvolgimento emotivo molto profondo che spesso mette in gioco più fattori rispetto a ciò che accade, ma ti va a collegare poi con l'autostima, con i sensi di colpa. Ci sono alcuni altri elementi che entrano in gioco, invece è molto importante lavorare in equilibrio da questo punto di vista, per cui definizione degli obiettivi, sì al concetto di aspettativa, ma con una forza interiore, una capacità quindi di gestione dello stato emotivo e della logica nella parte cognitiva, di poter prendere coscienza che alcuni di questi obiettivi potrebbero non realizzarsi per vari motivi, e quindi un'aspettativa non realizzata deve diventare fonte di informazione, di crescita. Per cui, per ricordare una frase del grande Mandela, io non perdo mai, o vinco o imparo. Just Be Bottos è un podcast realizzato dall'ufficio marketing Bottos SRL. La voce del Prato è di Michele Stefanuto. L'ascolto del Prato è di Paolo Manocchi. Per più informazioni visita il sito www.bottos1848.com.